Estrema sintesi, parto da un aneddoto che riguarda un filosofo che forse avrete incontrato nella vostra vita, non personalmente per ovvie ragioni cronologiche, ma nei vostri percorsi di formazione. Il filosofo in questione è Leibniz, passa alla storia per essere forse l'ultimo filosofo genio universale, un Leonardo da Vinci venuto qualche tempo dopo, il quale racconta nel suo epistolario un aneddoto particolarmente significativo. Racconta di come ad Hannover, in Germania, dove egli risiedeva, la sua città d'origine, in un grande parco delle nobili donne locali si dilettavano a cercare nel parco foglie di acero che fossero perfettamente identiche fra loro. Quindi passeggiavano per intere mattinate in questo parco nel tentativo di trovare le due foglie perfettamente identiche. A un certo punto una nobildonna ritenne di aver trovato finalmente le due foglie perfettamente identiche, ma dovette poi accorgersi, ammettere amaramente, che per quanto simili esse fossero, non coincidevano. Leibniz raccontava questo aneddoto di vita vissuta per spiegare il fatto che in realtà noi non troveremo mai nel mondo due sostanze perfettamente identiche fra loro. Ogni sostanza è unica e irripetibile. Che, d'altro canto, se si dessero due sostanze perfettamente interscambiabili fra loro, in realtà non sarebbero due, ma sarebbero la medesima, diceva Leibniz, che così teorizzava quello che è passato alla storia come il principio dell'identità degli indiscernibili. Ecco, io credo che questo aneddoto di vita vissuta, sul quale Leibniz fondava un principio importante della sua filosofia, il principio di identità degli indiscernibili, ci permetta anche di capire quello che potrebbe essere inteso come il paradosso dell'odierno tempo della mondializzazione, del globalismo o della globalizzazione che dir si voglia. Poi si possono individuare delle sfaccettature, delle differenziazioni fra questi termini, ma diamo per scontato essere la globalizzazione il grande spirito del nostro tempo. Ecco, la globalizzazione nel suo movimento generale ci costringe tutti quanti non solo a cercare costantemente sempre il medesimo, come le nobili donne del parco di Leibniz, ma ci costringe altresì a essere noi stessi il medesimo, perfettamente interscambiabili gli uni agli altri, quasi come se non si desse più alcuno spazio per la differenza, quasi come se l'altro dovesse sempre essere l'identico, l'altro inteso sia come l'altro volto, sia inteso come l'altra realtà. Per inciso, ci troviamo in questo momento storico particolare, piccola nota sul presente, ad avere il volto coperto e a essere perfettamente interscambiabili gli uni con gli altri. Appunto, la globalizzazione ha come sostanza appunto questa volontà, questa tendenza a produrre l'interscambiabilità universale delle cose, l'annullamento di quella coppia dialettica che dà anche il titolo al mio intervento, identità e differenze. La globalizzazione potrebbe anche essere intesa, tra i tanti modi con cui la si può concepire, come una tensione costante a sopprimere identità e differenze, producendo l'interscambiabilità universale o, se preferite, l'omologazione planetaria. La globalizzazione tende a voler vedere sempre e ovunque il medesimo. E quel medesimo coincide di fatto con merci e consumatori, con merci che sono consumate e che fanno sì che noi stessi come consumatori finiamo senza avvedercene per essere consumati dallo Stato.